www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. In attesa della cena di via Palermo, nella serata dell'11 agosto 2015. Ormai restiamo ingenti, veramente lavorati, chiamavate? Assessore, è un'anteprima, prima di iniziare. Amici di Castello Incantato, siamo in ritardissimo e dobbiamo iniziare. Io voglio soltanto ringraziare veramente tutti i miei compaesani insieme all'amministrazione per quello, perché il successo di questa serata è grazie a loro. Io li ringrazio tutti. Signor Sabateri, via Palermo, lei è di casa in questa via Palermo. Come sono di casa il signor Castiglione, il professor Castiglione? Sorce. Professore Sorce. Ecco, Gaspare Sorce. Cosa potete dire di questa serata, di questa cena in via Palermo? Cioè, voi che abitate qui in questa via Palermo? Veramente una cosa stupenda, cioè dire... Considerato la serata veramente meravigliosa. Come si era messa la giornata. È al di sopra di tutte le aspettative. Io pensavo di meno, invece è davvero bella, una splendida serata. Rivide. E allora in fondo ci vuole poco per realizzare delle grandi cose. Delle grandi, piccole cose che fanno. Grande il paese e la partecipazione della gente, ed è un evento veramente davvero. Complimenti a chi ha avuto l'iniziativa, cosa giusta, cioè dire, vabbè, l'assessore, complimenti all'assessore, arrischiato, perché poteva anche non rispondere ai cittadini, ma vedo che non ci sono più posti, insomma, una cosa bellissima veramente, complimenti veramente. Cioè Mussomeli si sveglia? Speriamo. Ha bisogno di una guida, di stimoli. I cittadini debbono fare la loro parte. È la cosa principale, non lamentarsi, ma agire. Non bisogna solo lamentarsi, oppure dare la colpa agli altri. Stasera è la dimostrazione che la gente effettivamente, quando viene motivata, partecipa attivamente alle manifestazioni, e quindi è una gioia per le mamme, papà, i bambini, è una giornata di festa per me. Allora, vogliamo descrivere questa tavola? Allora, questa tavola è la Laboratori Graziano e siamo tutte le persone che lavoriamo lì. E passeremo una bella serata in allegria. E brava Saletta! Ebbene! E quanti siete? 30 persone. 30 persone al centro della via Palermo. Al centro della via Palermo. Al centro del salotto di via Palermo. In allegria. Metà della Graziano Catering. Okay. Voi quale posto avete scelto? Ho l'impressione che siete in panchina. È più bello il posto. In panchina senza pranzo, però mangiate. Ma io penso che qualche posticino lo troverete. Ci sediamo. Ci sono tanti amici qua. Grazie. Abbastanza. Intanto state osservando, ecco, di questa iniziativa cosa ne pensate? Bellissimo, troppo bello. Ringraziamo la nuova amministrazione che gli ha dato le vie di fare questa passeggiata ai miei parenti. Guarda qui che ci incontriamo tutti. Volevo fare qualcosa. Da tanti anni che non è stato. Non ci voleva nessuno a questa mia parola. Intanto andiamo avanti. Passiamo avanti, è meglio andare avanti.
E mentre i commensali apparecchiano ognuno la propria tavola, ma ci sono anche le persone curiose che passeggiano, osservano e chissà, in attesa di trovare un posticino. E dobbiamo dire che stando alla tabella di marcia l'orario per l'approntamento dei tavoli era dalle 20 alle 21.30. E come potete vedere, tavoli al centro della via Palermo. Ecco, sono alla ricerca di spazio, spazio che si va riempendo tutto quanto. E qui si apparecchia la tavola, altri arrivi per la cena all'aperto nel salotto di via Palermo. C'è qui dentro, cosa c'è avvolto, cose buone. Ah, ora puoi vedere la sorpresa. Anche in questa postazione si sta apparecchiando. Siamo pronti per iniziare questa bella serata. Un applauso a tutti voi. Allora, signore e signori, buonasera e benvenuti a questo Gran Calà che celebra l'amicizia, il cibo, la convivialità, l'eleganza, la solidarietà, che festeggia ancora una volta la nostra estate Mussomeli in festa! Abbiamo voluto emulare questa splendida iniziativa per ricreare un momento di sana, inusuale e divertente aggregazione. Noto con piacere l'eleganza del tovagliato, dei vasellami, la varietà delle portate, il profumo delle pietanze, tutto questo rosso e blu. È veramente un gran bel colpo d'occhio. Allora devo dire e confessare che sono veramente felice e soddisfatto, e questo grazie a voi che mi siete stati vicini in tutto dall'inizio dell'estate. Prima di iniziare a cenare, consentitemi di brindare a voi tutti, e lo voglio fare in versi. Però prima di fare il mio brindisi, io voglio passare, allora innanzitutto voglio ringraziare Franco Costanzo, perché mi ha fatto, diciamo, mi ha
trasmesso queste iniziative che fanno a Torino, e quella sera mi diceva: Seppi, a Torino organizziamo, a venerdì organizziamo questa serata, perché non farla pure a Mussomeli? Dico: Franco, a me l'idea mi piace e questa idea la dobbiamo attuare. Caro Franco, questa sera ce l'abbiamo fatta. Un applauso anche a Franco. Allora, prima di iniziare con il brindisi, poi c'è il signor Lupo che vuole parlare, ma facciamo, ecco, venga signor Lupo, venga, venga, poi facciamo parlare il sindaco, prego. Ok, io vorrei fare un plauso all'amministrazione comunale che ha accettato l'invito del mio amico Franco di questa serata, che dall'impressione che ho sembra riuscitissima, non riuscita, ma riuscitissima. La cosa più bella che io sto notando, a parte l'eleganza che ha già notato Seppi come assessore, io noto la convivialità e soprattutto l'amicizia, cioè essere insieme tutto il paese, questa è una cosa grandissima che probabilmente non era stata mai realizzata. Io spero che questa sia la prima occasione, perché se ne possono susseguire altre in futuro. Dicevo, ringrazio l'amministrazione comunale perché sta facendo, da appena insediata, cose gregge veramente belle. Mi dispiace sentire che ci sono delle critiche, però io, dall'esperienza che ho, posso consigliare all'amministrazione di fare orecchie da mercante sulle critiche, perché le critiche, se non sono costruttive, sono fine a se stesso e non sono neanche degne di essere ascoltate. Questo è il messaggio che io lancio, eccetera, no? Volevo anche ribadire, ho letto anche notizie sui mass media, non ci sono confronti tra precedente amministrazione o l'attuale amministrazione, ognuno ha fatto del proprio meglio. Per adesso abbiamo questa amministrazione che sta facendo cose egregie, come dicevo prima, e il plauso va quindi a questa amministrazione, in maniera tale che l'estate mussomolese, no, sia splendida come sempre. Non abbiamo bisogno di andare in villaggio turistico, basta fermarsi a Mussomeli. Complimenti ancora, grazie. Grazie signor Lupo per queste belle parole, grazie. Allora, riallacciandomi al discorso del signor Lupo, la forza di questa amministrazione, di cui io sono onorato di farne parte, è che siamo tutti uniti, tutti i problemi ne discutiamo assieme. Questa è la nostra forza e continueremo così per i prossimi 5 anni, ve lo promettiamo. Passo la parola al nostro sindaco. Grazie Seppi, ti ringrazio per l'impegno che stai mettendo nell'organizzazione di quest'estate, ringrazio l'impegno di tutti gli assessori che stanno mettendo e l'amore che stanno mettendo nell'amministrare il nostro paese. Volevo solo ringraziare tutti voi per la partecipazione splendida che state mettendo in ogni iniziativa, compreso quella di questa sera. L'obiettivo che avevamo era quello di come dire, creare una serata all'insegna della gioia, della gioiosità, del divertimento e soprattutto del senso di appartenenza alla comunità. Penso che questa sera ci siamo riusciti. Buon divertimento a tutti. Bene, adesso i bicchieri ce l'avete pieni? Ecco, vabbè, noi poi i primi se lo facciamo a tavola. Allora, io ringrazio anche i ragazzi del SER che hanno montato questa bella americana, questa bella amplificazione, complimenti, anche se ogni tanto mi fanno arrabbiare. Facciamo un applauso ai nostri amici e il nostro animatore di questa sera, sicuramente lo affiancherà anche Seppi, è il nostro Omar bolognese, un applauso, ci farà cantare, ballare tutti insieme. Allora, pronti per il brindisi? Tavolo di fronte a me, è già la sesta bottiglia di vino, ecco, mi raccomando, perché questa amministrazione è contro no alcol di gusto, Allora, siamo pronti allora? Ok, è per me un gran piacere porgere i saluti a tutti gli amici che sono intervenuti, per questo prima di mangiare voglio iniziare proprio col brindare. In alto i calici e si dia l'inizio alla settimana.
serata che conclude in maniera degna la giornata. Brindo alla salute di tutti qui presenti, ma anche di tutti quelli che sono lontani e degli assenti. Che la gioia accompagni sempre la vostra vita e vi faccia toccare il cielo con le dita. Buon appetito, buona serata e buona cena, che cancelli ogni pensiero e ogni pena. A tutti voi, prositi! Grande Mussomeli, grazie! www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.